Così? Esatto. Tu lo dici un po' dopo, è perfetto. Voce del filo più alta, in modo che... Perfetto, Fabio. Parlaci del progetto. Il progetto Fuori di Segno nasce dalla collaborazione di Serena 2000, Azione Solidale, la SST Santi Paolo e Carlo e la Chiesa Vallese. Nello specifico si tratta di integrare gruppi di ragazzi sotto i 25 anni per far sì che utenti della salute mentale possano lavorare con coetanei e essere interessati allo stesso tema. Creeremo una canzone rap, che a questo punto è diventata una canzone rap e rock, negli stessi temi, quindi di sensibilità, di emozioni, parlare della diversità, saranno creati anche dei quadri di street art. Allora, io sono Dario Persi, sono musicoterapeuta per il San Carlo, tramite Seriana. Sono qua con Carlo, ci occupiamo della musica, della parte musicale del progetto Fuori di Segno. Praticamente noi stiamo aiutando i ragazzi a buttare giù un testo, a trovare delle melodie su degli argomenti che abbiamo scelto un po' insieme in questi mesi di progetto. Sì, la canzone è nata appunto tramite questi temi che i ragazzi hanno scelto. E noi durante gli incontri li abbiamo un po' messi insieme per poter far nascere questa prossima canzone. Esatto, abbiamo iniziato questo progetto prima del lockdown e avevamo degli altri ragazzi che venivano e non sono più venuti. Eravamo arrivati già a un buon punto, anche avevamo trovato un sacco di belli argomenti, avevamo trovato un sacco di spunti interessanti. Poi li abbiamo dovuti un po' riadattare perché sono cambiati un po' i partecipanti, un po' anche stare fermi 6 mesi non è la cosa migliore, soprattutto su un progetto del genere che ha bisogno di tanta continuità. È sicuramente una canzone originale, sì. Diversa da tutte le altre appunto. E niente, stiamo tentando di dare ovviamente completamente carta bianca a loro, noi gli diamo una mano proprio così tecnicamente. Però poi non è tanto importante anche la performance musicale, ma più quello che esprimono e si divertono. Esatto. Siamo un gruppo di persone che si è riunita da diversi ambienti per collaborare alla creazione di una canzone e di un murales. Abbiamo lavorato sulle parole che ci venivano fuori, sui disegni che ci venivano fuori, per concludere con la creazione di un testo finale e dei murales finali. Cosa avete fatto per questo progetto? Essenzialmente abbiamo partecipato alla parte di produzione della canzone. Uno degli argomenti principali è la libertà. Una mia idea è stata quella di introdurre come pezzo iniziale con le chitarre Stairway to Heaven, che è la canzone delle Zeppelin. Però ovviamente abbiamo messo quel pezzo modificandolo un po'. Il pezzo verrà pubblicato da qualche parte? L'idea è quella di appunto fare questa registrazione usando lo studio appunto del centro di aggregazione giovanile e poi stiamo vedendo se sarà possibile appunto performarlo dal vivo in occasione della presentazione dei vari pannelli appunto braitati al centro giovani di Ettore Conti, o altrimenti se lasciarlo appunto così come traccia fruibile online. E come sta andando il percorso? Con il Covid purtroppo abbiamo dovuto fermarci per un periodo, quindi il gruppo si è modificato, però devo dire che è anche molto bello vedere persone diverse che si relazionano e creano del materiale anche interessante dal punto di vista artistico. Com'è lavorare in gruppo? Molto molto bello, credo che ci sia un buon gruppo, una bella sinergia e di fatto fa bene stare insieme e questo è un po' il nostro obiettivo. Cos'è per voi questo progetto e cos'è per voi l'arte in generale? Questo progetto è sicuramente una bellissima opportunità per i ragazzi, ma anche per noi, di metterci a confronto dei ragazzi e di mettere in gioco le nostre carte, diciamo. È una domanda difficile. L'arte è creatività,
è anche essa un'opportunità di tirar fuori il meglio che c'è in noi, sicuramente. L'arte per me è una cosa proprio legata a quello che faccio, che vivo tutti i giorni, nel senso che senza la musica non riuscirei a vivere, e ho cercato di fare un lavoro infatti che avesse la musica all'interno. Ho sempre voluto suonare in generale, poi anche aiutare le altre persone con la musica è sempre una cosa che mi ha interessato. Soprattutto un progetto del genere direi che è una cosa veramente super interessante per noi che lo stiamo facendo, perché possiamo con le nostre capacità tentare di aiutare i ragazzi, e insieme lo uniamo a una passione che abbiamo sempre avuto. Giusto. Per me l'arte è un qualcosa di creativo che abbiamo tutti noi dentro, e la possiamo esprimere su un foglio, disegnando, oppure attraverso le poesie. L'arte è espressione di se stessi, di quello che abbiamo dentro, e se non esistesse mancherebbe una parte importante della nostra espressione personale. Difficile dire che non può esistere, secondo me, perché ognuno di noi trova un modo per esprimersi, ok? Indipendentemente da che sia arte, canale pittorico, artistico, o quello invece più musicale. Anche secondo me uno sport è arte, anche tutto è arte, è la bellezza di una persona che si esprime e si mette anche in gioco e si fa vedere agli altri. L'arte per me è un modo di vivere e interpretare la vita, è un modo di leggerla, di filtrarla, di osservarla, di analizzarla, anche questo è un componente più importante della mia esistenza. Se l'arte non esistesse, il mondo come sarebbe? Allora, a mio parere, senza arte il mondo sarebbe un mondo sicuramente più vuoto, perché il mondo si basa su monumenti, ritratti, dipinti di famosi personaggi, e quindi sarebbe un mondo più vuoto. Sarebbe un mondo più prevedibile, più banale. Noi invece siamo fatti per essere appunto sorprendenti. Il momento più bello di questo progetto? Oh mamma, uno è difficile da trovare, devo essere sincera. Secondo me uno in particolare non c'è. Il bello è che ogni volta si rimodula e ogni volta escono cose nuove da poter fare e incrementare. L'arte per voi quindi è gruppo? Sì, anche. È gruppo, è parte di qualcosa, è anche una cosa molto personale che però poi ci fa rendere conto che possiamo ritrovarla anche in altre persone. Un messaggio che volete dare? Di non mollare, di continuare a incontrarsi per esprimersi e mettere insieme le idee che abbiamo dentro per dargli voce insieme anche ad altre persone. La possibilità di poter sempre condividere cose, questioni, e di non limitarsi e di non restare poi chiusi in se stessi, ma la possibilità di potersi aprire, come poi l'arte fa effettivamente in tutti gli ambienti che conosciamo. Quanto significa per te il writing e da quanti anni lo fai? Dunque, dipingo circa dal 2003 e il writing è gran parte della mia vita. È il mio hobby, una delle mie passioni principali, è il mio lavoro, è una delle attività che prediligo. Oltre agli allenamenti e quant'altro, però direi che si sintetizza, diciamo, tutta la mia vita. Pensi che abbia avuto un buon effetto questo progetto sui ragazzi? Assolutamente no. No, in realtà scherzo. Ovviamente sì. È stata un'occasione per entrambi per conoscerci meglio, per confrontarci su qualcosa che è comunque un gioco. È stato un modo per stare insieme e stimolarci e divertendoci un po' insieme. Il disegno è un gioco, la mia vita è un lavoro, ma non deve esserlo per tutti noi. Si possono fare tante cose belle nella vita, il colore sicuramente è qualcosa che ci fa stare bene a livello inconscio. Ci siamo divertiti e mi auguro che si siano divertiti quanto lo sono io, però direi che potresti chiederlo anche a loro, ma credo di sì.